Ha investito con la sua auto, uccidendoli i giovanissimi rapinatori che poco prima gli avevano sottratto il telefono cellulare e l'orologio. Lo ha raccontato lui stesso in stato di shock ai carabinieri che lo hanno interrogato lungamente per comprendere cosa sia realmente accaduto questa mattina all'alba in via Posillipo, una delle strade di Napoli che conduce dalla collina al mare. Secondo la ricostruzione dei militari dell'arma e degli agenti della polizia municipale, un giovane 29enne e la sua compagna sono stati rapinati mentre erano a bordo della loro Smart nel parco virgiliano. Dopo la rapina, i due si sarebbero allontanati velocemente, ma avrebbero reincrociato lungo la strada i rapinatori a bordo di uno scooter. A questo punto l'uomo alla guida dell'auto avrebbe perso la testa e li avrebbe investiti uccidendoli sul colpo. A bordo dello scooter due giovanissimi pregiudicati, uno di appena 16 anni e l'altro, Alessandro Riccio, da poco maggiorenne. Il più piccolo sarebbe diventato papà lunedì. Sono morti sul colpo, schiacciati dall'auto contro il muro di questo palazzo, dopo essere stati sbalzati dallo scooter nell'impatto con la Smart. Gli inquirenti ritengono fondamentali comunque le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica.